Questa mattina è stato firmato un importante accordo sul fronte sicurezza e legalità. A farlo il sottosegretario Giovanni Ferrara, il prefetto di Pisa Francesco Tagliente, il sindaco Filippeschi, il presidente della Camera di Commercio Pacini, il presidente della provincia Pieroni, che hanno siglato un protocollo di legalità finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore del commercio e nelle attività imprenditoriali. Al protocollo hanno aderito anche gli altri 38 sindaci dei comuni pisani. Il protocollo, il primo che coinvolge tutti gli enti locali della provincia, si prefigge lo scopo di sviluppare azioni congiunte per prevenire e contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nei settori ritenuti maggiormente a rischio, come quelli del commercio, della ristorazione, degli stabilimenti balneari e delle strutture ricreative, nonché degli esercizi di compro-oro, sensibilizzando ed attivando la provincia e i vari comuni ad un sollecito continuo scambio informativo con la Prefettura e la Camera di Commercio. Tra le misure previste, l'obbligo proprio per la Camera di Commercio di mettere a disposizione della Prefettura il proprio patrimonio informativo, consentendo in particolare il monitoraggio dei trasferimenti di ramo d'azienda e degli avvicendamenti nella titolarità delle imprese che avvengono in tempi ristretti. I vertici degli enti locali si impegnano invece ad osservare e monitorare i ripetersi di subentri e volture da parte delle società per la medesima licenza commerciale, comunicando alla Prefettura le risultanze di questo monitoraggio. Il protocollo inoltre prevede l'attivazione di rigorosi e preventivi accertamenti da parte della Prefettura stessa, tesi a scongiurare il pericolo di infiltrazione mafiosa nell'economia locale del territorio.